Centro ufficio, Viale Teseo Tesei a Portoferraio. Dopo Genova, Firenze, Pisa e Livorno è arrivato anche all'Elba lo sciopero selvaggio degli autobus. Questa mattina, dopo le 8, i dipendenti della compagnia Toscana Trasporti hanno incrociato le braccia ed occupato il deposito dei mezzi alle antiche saline. È stato deciso di fare questo sciopero a oltranza, è cominciato ieri con la notizia che a Firenze i colleghi di Firenze dell'ATAF si sono bloccati e a macchia d'olio la cosa è scesa, diciamo, prima a Pontedera, poi a Pisa nella giornata di ieri. Stamattina, sempre a caduta, hanno cominciato indipendentemente gli autisti di loro scelta, di loro iniziativa, a fermarsi a Cecina, a Rosignano, a Livorno e qui da noi. Praticamente tutta la parte sud è ferma, tranne Lucca sono tutti fermi. Perché? Quali sono i motivi di questa protesta? Che cosa chiedete? A noi in pratica l'azienda ha annullato tutti gli integrativi di secondo livello, è da aprile che è iniziata le trattative, ma non hanno portato a niente e in pratica dal mese scorso è stato applicato il contratto CLAP, visto che sono state unite tre aziende insieme, e è un contratto che a noi ci porta in busta paga una decurtazione dai 250 a 300 euro mensili a secondo del livello ovviamente. E questo è stato applicato unilateralmente dall'azienda già dal mese scorso e questo lavoratori è pesante per lavoratori. Ecco, quindi voi ora resterete in sciopero, non si sa per quanto? Sì, logicamente aspettiamo notizie dalle sedi centrali che sono Pisa, Livorno, dove è partito tutto e niente, logicamente le istituzioni dovranno farsi carico di qualche decisione importante perché il momento è brutto e si sa, però non si può fare delle forzature su diritti già acquisiti dai lavoratori. Noi oltretutto abbiamo già fatto un ricorso gerarchico per denunciare l'azienda perché ha fatto una manovra che non è, per noi non era legale, per i sindacati non era legale. I lavoratori autonomamente hanno deciso di bloccarsi perché insomma ci sono famiglie che se arrivate in fondo al mese con 200-300 euro in meno. Ognuno ha i suoi problemi, però il principio di fondo è che le aziende stanno facendo delle forzature che non possono essere più accettate. Qui non si parla di rinnovi di contratti dove si va a fare delle trattative, qui si parla di diritti acquisiti e i diritti acquisiti non devono essere toccati. Stamattina siamo partiti regolarmente, fino alle 8 il servizio si è svolto regolare. Poi alle 8 sono arrivate le notizie dalle sedi centrali che tutti i nostri colleghi si erano fermati, di conseguenza ci siamo bloccati immediatamente dalle 8 anche noi. Appunto aspettiamo ora notizie dalle sedi centrali perché ovviamente loro la sede dell'azienda è a Pisa, quindi è lì che viene fatta la trattativa. E ci dispiace per i cittadini ovviamente, però era l'unico modo per farsi sentire a questo punto, era questo qui, una protesta clamorosa così perché nessuno ci ascolta. Speriamo che la gente arrivi a capire che se abbiamo fatto una mossa del genere non è certo per mettere in difficoltà la gente, anzi, ma è perché insomma voglio vedere quale persona che in famiglia gli viene arrivata 300 euro, abbiamo avuto penso anche troppa pazienza, cioè nel senso probabilmente doveva essere fatta anche prima, però quando la gente non viene ascoltata non rimangono altro che fare questi tipi di forzature.